Bentrovati agli amici di Viterbo TV e dell'Opinione di Viterbo. Stiamo parlando oggi l'edizione del 24 dicembre, edizione che vi ricordiamo è l'ultima del periodo natalizio, prima dell'uscita del 28 dicembre. Apriremo le pagine di cronaca con l'operazione dei carabinieri a Merry Christmas, un'operazione che appunto è un augurio, quasi un augurio dei carabinieri ai commercianti e ai cittadini di Viterbo. Operazioni in cui sono stati arrestati due uomini e denunciato un terzo uomo per la clonazione di alcune carte di credito. Con questa operazione, infatti, i militari credono di aver assicurato un Natale più sicuro ai commercianti che non si vedranno prosciugare il loro conto corrente da appunto questi furfanti che clonavano carte di credito attraverso due sistemi diversi: uno che prevedeva una maschera impiantata direttamente sull'ATM, attraverso il quale leggevano la banda magnetica dei codici a barre, e un altro con delle microcamere attraverso il quale leggevano il codice PIN delle varie carte di credito. Per la cronaca è tutto, augurandovi buon Natale, passo la parola a Roberto Poli. Grazie Luca per la pagina della politica. Apriamo con la notizia di Ugo Sposetti, deputato viterbese del Partito Democratico, che ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo, ministro che tra l'altro in questi giorni ha dato notizia di essere intenzionato a dimettersi dal PDL, ma non dalla carica di ministro. Sposetti chiede al ministro dell'Ambiente spiegazioni su quanto sta avvenendo riguardo a due discariche presso Civita Castellana. Più che altro pone l'interrogativo se tutto l'iter autorizzativo all'apertura delle discariche è in regola o meno. Altro argomento trattato è quello del termalismo. Abbiamo ricevuto una lettera da alcuni cittadini nella quale si pongono l'interrogativo sull'attuale politica nei confronti del termalismo. Si chiedono se le forze politiche che hanno in mano la città vogliono o non vogliono lo sviluppo di una Viterbo termale. E per l'approfondimento rimandiamo alle pagine dell'Opinione. Buon Natale a tutti e ci rivediamo il 28 dicembre.